amici cari come di consueto partiamo naturalmente dall'analisi della confezione di vendita di questo Coro Space 2 che come cita proprio la confezione è un GPS premium Sportwatch. quindi da non confondere con uno smartwatch anche se alcune funzionalità smart sono presenti non vi sto ad aprire la confezione di vendita che comunque come potete notare è un test visto che me l'ha inviato gentilmente l'azienda che ho contattato personalmente e devo dire dire comunque all'interno troviamo tutto sommato il necessario per partire con la nostra attività sportiva naturalmente troveremo il nostro orologio ma troviamo anche la manualistica fortunatamente presente anche la lingua italiana e dei simpatici adesivi marchiati coros togliamo tutto questo naturalmente troviamo anche il cavo di alimentazione di tipo usb ma con attacco proprietario Vedete che abbiamo proprio uno spinotto che si inserirà all'interno dei connettori dello smartwatch e poi vi faccio vedere. Ma voglio farvi vedere anche questo piccolo aggettino qua, questo tappino in silicone che praticamente servirà a coprire proprio i connettori dell'orologio. Quindi lo andremo a inserire in questa maniera qua. Questo perché l'orologio di base ha una certificazione fino a 5 atmosfere, quindi per l'impermeabilità ed immersione. Dell'orologio stesso, questo ci fa precludere che, come attività sportiva, avremo anche il nuoto, quindi una piccola attenzione che non guasta mai. Detto ciò, togliamolo e vi faccio vedere invece il cavo di eh, ricarica che appunto si inserisce qui all'interno e risulta sempre ben saldo, quindi anche questo un'attenzione rispetto ai classici, poco più magnetici o magari alle fastidiose basette che occupano solamente spazio. Già che ci siamo, beh, parliamo direttamente di. Di batteria perché il nostro coro space 2 ha una batteria che dura fino a 30 ore in modalità gps ma oltre a questo è presente una modalità di risparmio energetico chiamata ultra max che dimezza il consumo della batteria portando praticamente il nostro orologio fino a 20 giorni minimo di autonomia con tutte le funzioni attive, quindi con il monitor della frequenza cardiaca e del sonno, ricezione notifiche, misurazione dei passi a livello quotidiano, oltre che sveglia e vibrazione, ma anche cicalino. Detto ciò, vediamolo però un po' più da vicino: questo Coro Space 2, che, come potete notare, ha una costruzione interamente in policarbonato, ma devo dire di ottima, ottima fattura e soprattutto di alta resistenza. Io l'ho davvero stressato per più di due settimane e lui ragazzi guardate non riporta alcun graffio il look è decisamente quello da sport watch grazie anche a questo cinturino in questo caso in silicone con tantissimi fori che permettono praticamente una traspirazione della pelle durante le attività più intense di sudorazione davvero unica peraltro lui è uno degli sport watch con gps più eh, leggeri al mondo pensate che lui pesa solamente 29 grammi qualora andiamo a configurarlo con il cinturino in nylon oppure 35 grammi come in questo caso col cinturino in silicone e ragazzi io che praticamente non amo eh, gli indossabili nel senso mi piace come tecnologia ma non mi piace avere cose al polso vi voglio far vedere, qua mi trovate un po' handicappato perché io in genere lo porto sulla destra comunque come sta al polso perché lui è davvero davvero di... Ottima fattura, leggerezza e comfort. Infatti, anche durante le sessioni in cui vado a dormire, beh, lui non mi ha stressato assolutissimamente. Guardate qua una finitura al tempo stesso elegante, oltre che sportiva, perché abbiamo comunque dimensioni piuttosto contenute, parliamo infatti di una cassa di 42 mm ed uno spessore di soli 11,7 mm. Si adatta praticamente a tutti i tipi di polso, quindi quelli più cicciotti e quello meno. Cicciotti. E quindi magari più sportivi. E ragazzi il comfort è davvero uno dei tanti punti di forza di questo orologio. Parliamo in realtà di materiali di costruzione in polimero rinforzato con fibre, quindi non è del semplice policarbonato o della semplice plastica. Tornando un attimino al cinturino, vi faccio notare che, nonostante l'ottima fattura e l'ottima costruzione, abbiamo comunque la presenza dello sgancio rapido da 20 mm. Questo significa che potrete tranquillamente abbinarvi. Altri cinturini presenti in commercio, ad ogni modo di base con questo cinturino lui lo sottolineo: è uno degli sportwatch con GPS più leggeri al mondo. Il cinturino è ultra ultra traspirante, ma soprattutto comodo ed aderente per favorire proprio la precisione del monitor cardiaco. I più attenti di voi avranno sicuramente notato il display che si sì, ha colori, ma probabilmente potrebbe risultare con colori un po' slavati. Questo perché in realtà la tecnologia. Adottata dal Coro Space 2 è praticamente di tipo transflettivo. Parliamo di un display da 1,2 pollici con risoluzione 240x240 pixel e proprio grazie alla tecnologia LCD Transflective permette all'orologio di rimanere sempre acceso. Quindi abbiamo praticamente un display sempre attivo. Peraltro protetto da vetro corning gorilla glass, che appunto ne aumenta proprio la resistenza ad urti e graffi. Il display in questione praticamente è super, super comodo e super leggibile, soprattutto essendo uno sportwatch sotto luce diretta del sole. Infatti, io più luce vado a mandare direttamente sul display, più questo risulterà brillante e ben leggibile. E nonostante la dimensione da 1,2 pollici, devo dire che le informazioni, così come i caratteri, sono davvero ultra, ultra leggibili. Questo da non sottolineare valutare per un discorso proprio eh, di eh, attività sportiva perché sicuramente l'attività sportiva la faremo molto più all'aperto che al chiuso come già detto prima lui è dotato di impermeabilità fino a 5 atmosfere e oltre a questo è dotato di una tecnologia bluetooth che ci permette la connessione anche di accessori come fasce cardio sensori di velocità e quant'altro oltre al fatto che lui è praticamente compatibile con applicativi come Strava ad esempio per citare Qualcuno, ma tanti altri che poi vi farò vedere dall'applicazione. Oltre a questo, lui è dotato di sensori come cardiofrequenzimetro ottico, l'altimetro, il barometro, l'accelerometro, la bussola, il giroscopio, addirittura il termometro. E starete notando sicuramente che io mi sto muovendo eh, nel menu attraverso questa rotellina. Perché in realtà il display non è di tipo touch. Qualcuno potrebbe storcere il naso, ma dovete pensare proprio al fatto dell'attività sportiva. Pensate, siete. Magari a fare una corsa, magari in inverno avete le mani o sudate, o avete i guanti e muovervi eh, tramite il touch diventerebbe quasi impossibile. Invece, questa rotellina ci permette praticamente in maniera agevole di muoverci all'interno dei menu. Sempre legato al display, naturalmente abbiamo una retroilluminazione che entra in gioco soprattutto nelle ore notturne, e va anche precisato che, qualora effettuate degli sport, eh, magari durante le ore notturne questa retroilluminazione rimane sempre attiva ed è piuttosto intensa tale da consentire la lettura ma comunque al tempo stesso fioca da non dare fastidio agli occhi naturalmente si spegnerà automaticamente al termine dell'allenamento oppure un'ora dopo l'alba il tutto per risparmiare batteria venendo un attimino all'interfaccia di sistema abbiamo detto che ci si accede unicamente tramite questi due pulsanti dalla schermata home con il pulsante inferiore sulla watch Face, possiamo variare alcune informazioni di base, come ad esempio, abbiamo i passi, abbiamo quanti piani eh, di elevazione abbiamo effettuato, abbiamo l'ora eh, di tramonto ed alba, abbiamo poi quanto siamo alti, quindi l'altimetro, abbiamo poi la nostra frequenza cardiaca, oltre che a durata di batteria residua. Spingendolo invece, quindi tenendolo premuto, accediamo ad un ulteriore menu, ovvero un menu di sistema, abbiamo la possibilità di attivare il non disturbare, di abilitare o meno il GPS, abbiamo la frequenza cardiaca, abbiamo quanta batteria ci rimane, abbiamo addirittura un metronomo, abbiamo l'ultra max off, in questo caso ma possiamo accenderlo per migliorare la durata della batteria è appunto il segnale GPS oltre che allo stopwatch e a un timer quindi cronometro e timer nonché l'allarme la nostra sveglia da qui possiamo naturalmente cambiare le watch face ne sono disponibili tantissime dall'applicazione e oltretutto una volta scelta possiamo personalizzarne il colore guardate qua praticamente possiamo variare il colore tra tantissimi colori ad esempio, voglio un verde, tac, lo seleziono ed ecco qui la mia watch face di colore verde. Oltre a questo, abbiamo il pulsante qui iniziale, questa rotellina che ci permetterà appunto di muoverci all'interno dell'interfaccia di sistema dove in prima battuta abbiamo tutte quelle che sono le statistiche sportive, quindi le performance di corsa, la fatica e eh, il tempo di riposo. Eh, in questo caso non vedete dei dati perché dovete, si abilitano dopo che avete effettuato almeno una settimana di corsa. Abbiamo poi qui il resoconto giornaliero con le calorie, i passi, l'elevazione, quanto tempo di attività abbiamo effettuato, la nostra eh, frequenza cardiaca, pigiando peraltro abbiamo tutto lo storico, guardate qui. Abbiamo poi infine l'altimetro, quindi quanta escursione abbiamo fatto durante la giornata, abbiamo il barometro, addirittura la temperatura e abbiamo poi qui i dati relativi a inizio di alba e fine tramonto, oltre che alle notifiche. Notifiche che vi dico da subito potete unicamente leggere e cancellare, non è possibile visualizzare emoji, foto o quant'altro, ma ripeto lui è uno sportivo non è uno smartwatch quindi da qui praticamente possiamo cancellarle singolarmente oppure cancellarle tutte quante vedete che il pulsante qui serve anche come conferma oltre a questo tenendo premuto il nostro pulsante sempre dalla home accediamo a quelle che sono le attività sportive quindi abbiamo la corsa la corsa all'interno la corsa la corsa su un tracciato la bici eh, bici indoor appunto Piscina, piscina eh, nuoto ad acqua aperte, canottaggio e così via. Abbiamo tantissime attività sportive, tra cui il triathlon, quindi possiamo combinare ben tre diversi sport. Così come l'attività cardio in GPS, quindi all'aperto, il multisport e addirittura un training, quindi possiamo inserire dei programmi di allenamento. In questi programmi di allenamento abbiamo fino a 200 esercizi specifici per parte superiore o inferiore del corpo oltre che addirittura una mappa termica del nostro, dei nostri muscoli. Adesso vi lascerei quindi ad una clip che ho girato in esterno per farvi vedere le modalità sportive e le rally performance. Vi dico da subito che lui mi è piaciuto tantissimo proprio per l'affidabilità dei dati raccolti e la ricchezza di questi. Guardate anche con che scorrevolezza possiamo... Comunque muoverci all'interno del sistema lui praticamente arriva alle stesse performance di dispositivi ben più blasonati come polar o garmin anche se personalmente non ho potuto fare un confronto diretto me ne sono fatto prestare uno da mio nipote ma non ho potuto mostrarvelo in video fidatevi comunque che lui è davvero promettente bene amici facciamo una prova sul campo allora vi faccio vedere innanzitutto gli sport che sono questi qui guardate quanti ce ne sono partiamo proprio dalla corsa la Corsa all'interno, su un percorso, bici, spinning, nuoto in piscina, nuoto in acqua aperta, il canottaggio, il vogatore, abbiamo il triathlon, prova di forza, attività cardio, GPS cardio, multisport e addirittura un training. Come potete notare, però, manca la camminata, questo suggerisce proprio che questo è uno sport adatto a super sportivi. Partiamo con la corsa, e abbiamo qui la possibilità di far partire direttamente il tutto oppure eh, inserire degli intervalli o addirittura settare eh, il tutto, come addirittura degli alert per distanza. Per diciamo, attività cardiaca, cadenza, calorie, potenza, eccetera, eccetera, eccetera. Io adesso lascio tutto così normale. Da notare che qui c'è anche il segnale GPS che in questo caso ha agganciato il segnale, quindi sono passati una ventina di secondi. E facciamo partire quindi il tutto. Allora, vediamo un attimino. Sta leggendo eh, innanzitutto l'attività cardiaca. Quindi ci dice di partire. Perfetto. Lui è partito e adesso noterete che dovrebbe cambiare in automatico la schermata. Quindi questa è un'impostazione che potete decidere voi, che praticamente ogni tot di secondi cambia appunto in automatico la schermata in modo da avere sempre tutti i dati automaticamente sul vostro dispositivo senza che dovrete eh, praticamente agire sui pulsanti. C'è la pausa automatica e naturalmente tutto partirà quando eh, comincerete a camminare o a correre. Infatti facciamo una prova. Quindi io adesso comincio di nuovo a camminare e vi faccio notare anche come praticamente la leggibilità sotto luce diretta del sole che magari la fotocamera in questo caso non mette proprio bene a fuoco, ma vi assicuro che la leggibilità è davvero davvero ottima. Questo è un dispositivo che più prende luce, ecco qua forse si vede meglio, più prende luce e più si vede bene. Quindi, Facciamo un po' le prove del caso, adesso di nuovo energicamente andato in pausa, e vi aggiorno poi sul tutto. Avrete notato sicuramente dalla clip precedente, ci muoviamo all'interno dell'interfaccia con i pulsanti di sistema, in quanto il display non è di tipo touch. Questa è una comodità perché eh, praticamente immaginate durante le attività intense di sport, quindi con una sudorazione che si fa piuttosto elevata, le mani si bagnano, diventerebbe difficile agire sul display. Quindi questa è una grande comodità sempre quindi con un occhio attento proprio allo sport. Col pulsante inferiore, peraltro, potete voi direttamente dire al sistema che state effettuando il giro, quindi questo vi aiuterà a costruire ulteriori statistiche proprio per l'attività monitorata in modo da vedere l'incremento o il decremento qualora magari siete stati più veloci o meno veloci proprio su un giro rispetto all'altro. Allora devo dire che le informazioni mostrate sono davvero iper iper complete, guardate qua quante informazioni abbiamo, addirittura fin troppe se non siete degli sportivi puri come me. Allora proviamo quindi a terminare a questo punto l'attività e vedete che dovete tenere premuto e a questo punto vi viene dato il resoconto con tanto di tracciato gps con tutte poi le varie statistiche grafici del caso guardate qua Appunto, a livello di potenza, frequenza cardiaca, elevazione, perché lui, appunto, è dotato di un altimetro, barometro, eccetera, eccetera. Insomma, guardate qua anche a livello di giri, quelli che appunto vi dicevo prima che potete costruire voi, con le varie statistiche del caso, insomma, un orologio davvero, davvero completo. E che sicuramente per chi come me non è uno sportivo puro, beh, fa presagire il fatto che forse è il caso di cominciare a fare un po' di allenamento. Questa è la home dell'applicazione Coros App con cui interagire con il nostro Sportwatch. Una cosa che non ho fatto notare prima, ma che faccio adesso, è che potete notare l'assenza della lingua italiana, quindi io l'ho impostato in lingua inglese. Questo potrebbe essere uno scoglio per tutti coloro che magari non masticano Bene la lingua inglese e quindi dal momento che abbiamo tanti termini tecnici per qualcuno potrebbe essere di difficile interpretazione speriamo però in un futuro aggiornamento dal momento che Coros è approdata anche in Italia in via ufficiale tanto che vende oltre che al suo, direttamente dal suo store anche su Amazon Italia tornando però all'applicazione abbiamo qui l'interfaccia la home dove troviamo il resoconto di calorie bruciate il tempo di attività Abbiamo i passi eseguiti, la frequenza cardiaca e il sonno. Peraltro il sonno ci mostra anche direttamente l'andatura della frequenza cardiaca, oltre che a rilevare il, il sonno profondo, il sonno leggero e quando eventualmente ci svegliamo. E cliccando sopra potete vedere per ogni singola fascia oraria direttamente tutti quanti i dati. Oltre a questo possiamo naturalmente esportarli eh, direttamente su dei grafici, ma... Parte più interessante è quella relativa allo sport. Qui vengono immagazzinate tutte le nostre attività, con tanto di Vedete, qui abbiamo direttamente il nostro tracciato GPS e i, tutti i vari valori con eventuali grafici. Quindi un'applicazione davvero ben ben fatta. Oltre al fatto che lui ci mostra anche i dati di potenza, e questa è una cosa che sport watch, soprattutto economici, non offrono. Quindi lui offre davvero eh, funzionalità uniche grazie ad un algoritmo proprietario studiato proprio per i singoli sport. Abbiamo poi qui la parte relativa al Coros Evolab dove noi possiamo tranquillamente costruire un nostro programma di allenamento guardate qua ad esempio inserendo della corsa inserendo ad esempio del nuoto inserendo insomma una serie di attività sportive per fare proprio un programma di allenamento personalizzato abbiamo la possibilità o meglio teoricamente avremo la possibilità di importare delle mappe quindi dei tracciati GPX in realtà l'aggiornamento eh, ancora non è arrivato, quindi un futuro aggiornamento dovrebbe implementare anche questa funzionalità perché lui i tracciati li legge ma quando io vado a sincronizzarli col mio orologio vedete che mi dice device not found quindi questo è un peccato ma una chicca che un futuro potrebbe davvero elevare ancora più eh, l'interesse verso questo sportwatch. Abbiamo poi appunto la mappa muscolare dove qui possiamo direttamente visualizzare quello che noi abbiamo allenato quindi direttamente con le Fast shit. muscolari vedete che possiamo addirittura entrare dei grafici nel mio caso no perché non sono uno sportivo e abbiamo appunto una serie di impostazioni oltre che vedete qui tutte le applicazioni che possiamo con cui possiamo dialogare quindi strava training Pix running quotient adidas running relive final surge Runalize e we run insomma davvero davvero complete oltre a questo abbiamo poi qui tutta una serie di customizzazioni per il nostro orologio. Orologio, tra cui la possibilità direttamente di aggiornare il firmware. Nel mio caso, io l'ho già aggiornato all'ultimo firmware disponibile, ma devo dire che ne arrivano parecchi. E la possibilità di implementare tante, tante, tante watch face. Guardate qua quante ce ne sono, quante ce ne sono. Quindi io scelgo la mia, tipo questa qua, e la vado direttamente ad aggiungere al mio orologio. Detto ciò, eh, qui possiamo impostare le varie notifiche dalle applicazioni, quindi possiamo in more andare a selezionare tutte quelle presenti dal nostro smartwatch eh, si sì, smartphone scusate e appunto il my training dove appunto creare un programma di allenamento insomma eh, un dispositivo davvero davvero completo unica pecca è la lingua italiana sia per l'applicazione che per quel che riguarda l'interfaccia di sistema ma devo dire che al prezzo di vendita ovvero 199 euro direttamente sul loro store oppure su amazon questo uno dei migliori dispositivi sport watch a basso costo. Perché se pensiamo che dispositivi come Garmin Polar, che più ne metta costano quasi il doppio, beh, sicuramente lui diventa un dispositivo molto molto interessante. E basti guardare le recensioni che trovate in giro su questo orologio, su questo sport watch, per farvi un'idea di quanto potenziale ha questa azienda e questi dispositivi. Perché lui non è l'unico presente sul mercato, ne sono Disponibili anche altri, e quindi vi lascio direttamente tutti i link qui in descrizione. Una cosa che ha lasciato l'amaro in bocca, ma questa è una cosa mia personale, è proprio perché provare questi dispositivi, beh, mi fa rendere conto delle limitazioni mie personali a livello fisico e soprattutto a livello di recensore, perché non ho potuto portarvi, eh, diciamo, dati più precisi. Perché, proprio, non sono uno sportivo, anzi, sono anche piuttosto. Il mio sport è quello da tavola, diciamo. E detto ciò, insomma, uno sportwatch interessante. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. E spero di rivedervi ad un prossimo video. Ciao.